Abbiamo un sistema ADAS che abbiamo comprato con gara, che va installato sugli autobus ovviamente della flotta già esistente, perché i nuovi elettrici già ordinati lo prevedono già di serie. Questo sistema è un aiuto importante al conducente perché rileva gli ostacoli, rileva gli incidenti, rileva tutto quello che serve come informazione al conducente per evitare pericoli. E guarda pure, diciamo, quella piccola, diciamo, malformazione che abbiamo chiamato gli autobus, di quel cono di non visione che purtroppo in questi giorni è stato alla ribalta, per esempio, di Milano, dove purtroppo hanno perso la vita diversi ciclisti. E proprio questo sistema copre questa possibilità. Quindi il conducente si accorge se c'è un ciclista accanto, se c'è un pedone accanto, e quindi ha la possibilità di regolarsi. C'è anche un sistema che lo costringe a stare dritto nella corsia, probabilmente spesso preferenziale, perché gli segnala subito se va oltre, diciamo, i centimetri, diciamo, che sono previsti per la carreggiata. Quindi, insieme a questo, insieme alle pensiline, alle paline, diciamo che sono degli strumenti che aiutano il sistema di mobilità sostenibile che stiamo costruendo in città secondo le linee di mandato di questa amministrazione. Beh, si prepara meglio Adam, si prepara meglio la città. Oggi presentiamo alla città, è brutto dire inauguriamo, presentiamo queste nuove pensiline che, come avete potuto vedere, sono in stile Liberty sul centro storico, sulla via Marina. Le altre distribuite per la città hanno un design un po' più moderno. Soprattutto qui abbiamo scelto di farla in via Marina proprio per lanciare un messaggio alla città. Il salotto buono della città sta vedendo una trasformazione in bene, una trasformazione rispettando i canoni della tradizione, ovvero negli ultimi 6 mesi in via Marina avete visto l'asfalto nuovo, avete visto sia i lampioni sia le altre luci sulla via Marina sostituite a LED. Oggi completiamo questo percorso di restyling con l'apertura di queste pensiline e delle paline, chiamiamole così in gergo, che sono degli strumenti che permetteranno agli utenti del trasporto pubblico locale di avere informazioni in tempo reale rispetto a quelle che sono le linee di ATAM, quindi anche con funzioni vocali che permetteranno anche a chi ha problemi, ad esempio, di vista, di poter avere informazioni senza rivolgersi ad altri. Quindi è un messaggio importante che mandiamo alla città, è un ulteriore tassello che mettiamo nella riqualificazione delle nostre aree. E siamo ben contenti di presentarli oggi alla città. Un altro importante passo avanti di Adam, anche all'insegna del bello, quindi non soltanto sicurezza, non soltanto tecnologia, ma anche la possibilità di poter abbellire quello che è il nostro splendido lungomare, ma non solo, perché l'intervento che Adam sta facendo lo sta facendo anche nel resto della città, quindi col posizionamento di altre pensiline che saranno, diciamo, un momento anche diverso, diciamo, di accoglienza di come ecco, strutturare un servizio di trasporti che per tanto tempo probabilmente non è stato all'altezza di quello che dovrebbe essere un servizio rivolto ai nostri concittadini. E riuscire a mostrarsi alla città con questo tipo di pensiline significa che anche Reggio Calabria comincia a colmare quel gap anche rispetto al passato con altre città italiane importanti, presentandosi in un determinato modo. Di questo ovviamente dobbiamo ringraziare il management di Adam, ma non solo, anche la ditta che ha collaborato insieme al settore in queste settimane per portarci ovviamente a questo risultato importante.